Dere shishishishi a tutti ragazzi e bentrovati a un nuovo video di Final Fantasy XV. Finalmente ci siamo, dopo tante peripezie finalmente siamo pronti a dirigerci verso Altissia, dove incontreremo la nostra amata, non si sa in realtà, Noctis e Luna sono amici di infanzia, però la nostra promessa sposa, quello è certo, Luna Freya. E nello scorso video vi ho lasciato un po' appesi. Intanto leggo questo libro che non ero riuscito a leggerlo. Cosmogonia, così perdo altro tempo. Non lo so, ho un po' paura di arrivare. Ho paura che finisca troppo in fretta. Sono un po' ansiato. Cosmogonia, dal capitolo 15, 1-2 della versione originale. Contro il male che consuma la terra, ammorba il cielo e genera la malattia, il valoroso coraggio di re e cavalieri affiancati dagli dei lacera l'oscurità. Nella speranza di una pace in peritura, al re fu affidata la luce. E un avvertimento, che si tramandi la stirpe, che si trasmetta al cristallo, che ci si appronti in vista della tragedia che un giorno colpirà. Ok, sì, vi dicevo, non lo so, sono un po' agitato, ragazzi, cioè, ci è voluto talmente tanto per arrivare fin qua e ora solo un tratto di mare ci divide dal nostro obiettivo. Quindi, boh, non lo so, ho paura che il viaggio finisca, non credo però. Cambi qualcosa. Waiting for an invitation? Get your asses on board. Hai ragione, sì, dai ragione, sì. Giustamente. Ok. Hey, Your Majesty! What's up? Please, come back soon! We need our king! Yeah, count on it. Oltremare, trofeo guadagnato. Vi dico i nomi dei trofei, così nel caso lo steste facendo anche voi, sapete quali trofei ottenete. Vabbè, che me li dà automaticamente, sono tutti automatici questi qua. Wow, ci siamo finalmente. Ok. Va bene. Un po' di foto di Ignis che sorride, che è sempre un miracolo quando lo fa. Questa foto, tra l'altro, in questa foto c'è Re Lucis, Re Regis, scusate, Sid da giovane. Gli altri due non so chi sono in verità. Bella, bella questa foto di gruppo pre-partenza. Ok, pronto come al solito che fa il provolone, allora che ci salutano, dai. Vediamo un po' cosa succede adesso. Sono molto emozionato. Capitolo 9, ah, siamo già al capitolo 9. Destini intrecciati. Noctis e i suoi compagni salpano finalmente alla volta di Altissia. Scopo della traversata è ottenere il potere dell'abissale per sconfiggere l'impero. Ma Noctis in cuor suo è ansiosa di rivedere Luna Freya. Infatti, ragazzi, comunque ora il nostro obiettivo principale sin dall'inizio è stato ricongiungerci con Luna Freya. Poi, se troviamo un altro dio potentissimo pronto a offrirci i suoi servigi, tanto, tanto meglio. Tra l'altro, un po' particolare sta cosa degli Eoni, è veramente strana. Mi è capitato offscreen mentre facevo qualche missione secondaria di invocare Ramu. Non sono mai riuscito a invocare Titan, ma perché appunto è un po' particolare, nel senso che è completamente casuale. Decidono loro sia quando apparire, di solito quando comunque si è in difficoltà, e dipende anche evidentemente dal caso chi ti capita. A me è capitato per ora solo Ramu, purtroppo. Mi è capitato 3 volte di seguito Ramu, non so se c'è qualche motivo particolare. Altissia, piazza Iurea. The wedding day arrives, but alas, without the bride. Of course, we've come for the Hydrian, and you've gone to such lengths to prepare. Merely my duty. Ah, but for an outsider to lead the Imperial army must be a battle in and of itself. You've spoken to Lady Luna Freya. No. That obstinate secretary standing in the way while you rush off to slay the Hydrian for your poor sister's sake. I know the price of the covenant.
Sempre molto enigmatico, Ardyn. Altissia è la città sull'acqua. Entrate ad Altissia. Vedo l'ora. Wow. You know, I've always wanted to go sailing like this. Not many opportunities living in Insomnia. Out here, it's just us and the horizon. It's amazing. It's life-changing. We've quite a ways to go until we reach Altissia, so keep gushing to your heart's content. Cavolo, 10 when we kilometri. Step off the boat, be in a foreign country. The anticipation alone is a foreign sensation. And to think this is where we were headed to begin with. Ah, davvero. We've been through a lot. And there's still more to come. Vai, così. So next on the docket is Leviathan. What sort of deity are we dealing with? A serpent said to embody the roar and rage of the sea. We'll have to see for ourselves. Can't let Lady Luna Freya do all the heavy lifting. You must be so psyched to see her. Luna? Yeah. Well, we need to make sure she's all right before anything else. Indeed. Her well-being is top priority. Don't like this going down on Imperial turf. You think Lady Luna Freya's in danger there? The Empire did invade Lucis for the ring. I have no faith that ruthless ambitions will stop short of harming the Oracle. Without the ring, the crystal's no more than a rock. Hmm. I suppose. Does anyone know how Lady Luna Freya came to have the ring? It seems likely His Majesty entrusted it to her safekeeping back at the Crown City. Ah, so she's held onto it this whole time. All the way to Altissia. The ring is important, and so is Leviathan. But Luna comes first. You know, I was thinking back to our encounter with Ravus. Hmm. Do you recall an apparatus in place of his arm? Mm-mm. Yeah, I remember. Seems he lost his old one in the invasion. Ah, già. But in its place. Sta parlando di cose che sono successe nel film, eh? New power. Sia quando Raregis ha segnato l'anello a Luna Freya, sia quando si è bruciato il braccio di Ravus. Now that you mention it, his strength did seem sort of supernatural. I just chalked it up to the Oracle lineage. His ancestry may be part of it, but that alone wouldn't account for his freakish strength. I wonder what could have happened to him. There's a disturbing rumor about. Lord Ravus has taken to brandishing His Majesty's sword. My dad's. Then what's the big idea behind that? That his power's the same as the power of kings? I cannot say for sure, but I have my doubts. Ravus wears the sword, yet doesn't wield it. For all his newfound powers, he's still the Chancellor's lapdog. Holding on to the enemy king's sword like some badge of honor. It might help if we knew what he was after. Who can say? What are the odds the Empire will crash the pool party with Leviathan? Consider it a guarantee. They failed a god to prevent Noct from receiving his blessing. They'll do so again. But we beat him to the big guy. Thanks to our friendly guide. Never know which way that esatto, non sai mai cosa aspettarti davvero. Agenda, completamente imperscrutabili. Bravi sometimes ragazzi. Helps, like but he was still a creep about it. Davvero. It feels like he's only helping us because he wants something. Just don't know what. Reckon we'll see him again? Certainly hope not. Not your type. No love lost for phonies. As Gladio said, his actions are motivated not by altruism, but by self-interest. And when he does come to our aid, I see only condescension in his eyes. Yeah, can't argue with that. Ever think you think too much? Sometimes, but it's always preferable to the alternative. Bravo, Ignis, bravo. Grande. Are we there yet? Comunque mi piacciono anche queste parti in cui chiacchierano. Yeah, but all this ocean gets kind of bland after a while. Last time I checked, it was amazing, life-changing. So, soon you'll have your old man's ring back. Yeah, when we arrive in Altissia. Good thing. To him, it was his heritage. Is that what my dad said? Carrying a royal line ain't a task to be taken lightly. For a small thing, that ring can sure weigh heavy. After he became king, I only ever saw his face in the paper. Wait, weren't you at the coronation? No, I was long gone from the city. Must have been invited, at least. Had a falling out of sorts with your old man. Oh. Right at the end of the trip.
You did? I was given to understand you stayed in touch. We buried the hatchet years later, but never talked face to face again. Shoulda paid a visit while I had the chance. Well, no use dwelling on it now. Got the regalia in the hold, but you're all gonna stay in Alticia for a good while, right? Yes, we believe so. In that case, I'll tune her up for y'all. Grande, grazie. Not that I have much to do, though. Well, with Cindy looking after the old girl. If you say she's good, she must be great. She was never afraid of hard work. Heaven knows she had a hard childhood. Hard childhood? He means her parents. Lost them both when she was little. Was big enough to understand, though. And to hurt. But you wouldn't guess that, seeing her now. Not at all. She's always so cheerful. Well, that ought to tell you how far she's come. Now, you must have seen your fair share of Alticia by now. Yeah, only done been the once. Stayed a good while, though. What's it like? Big old city. Big, okay. Well, it ain't the Crown City. Different. Got it. You'll see for yourself. Foreign lands seldom lend themselves to trite explanations. Change of scenery ought to do you good. Well, I'm all talked out. Can't be far to Alticia now, right? We'll be there in no time. Dai, mancano nice 2 chilometri. The wind at our backs. Meno male che ci hanno tenuto compagnia durante il viaggio con i loro discorsi. Make Cygnus a dull boy. Someone has to babysit you too. You're welcome to sleep in the wild. Ain't no hotel, but I know a fella has a place. Hey now. Wescombe. Ran with Reggie and me way back when. Wescombe, okay. Oh, was he the other one in that photo with the garage? Yep. Runs himself a diner or a cafe or something. Go and see for yourselves. Sure. D'accordo. Does the place have a name? McGee or Magoo or Mago. That's the one. Nice. You can count on old Wes. Wow. He'll chew your ears off. The government issued a statement promising that the reasons behind awakening the Hydrian would be clarified in the ceremonial address. Got a signal! Delivering the address will be Lady Lunafreya, who was previously reported dead. This will mark her first public appearance since the violence that befell the signing ceremony. Lady Lunafreya's gonna give a speech? Sounds like it. Lord knows. This world could use some wisdom. Wow. Don't be much longer now, Noct. Yeah. Ragazzi, che figata. Mio Dio. Che spettacolo. Così entriamo sul canale. Does this vessel have an entry permit? Entry permit? Relax. I got one. Here. That's as old as they get. Seems in order. You may pass. Ok, meno male. Wow, ragazzi. Prepared in advance. Could say that. 30-odd years ago. That's what the guy meant by old. Lucky us, huh? Che figata. Could have ended badly. Scusate, ragazzi. Guardate le cascate. No, sto senza parole. Con questa musica. Wow. Wow. Dite quello che volete, ma Final Fantasy è tornato. Secondo me è tornato. Ancora magari un po' presto. Wow, ragazzi, guardate. Madonna. Ok, ci siamo. Ci siamo. Avevo sentito che Hajime Tabata si era ispirato all'Italia per le sue città di Final Fantasy XV. Attissia da buon gustaio, ad Altissia al mercato sull'acqua nei quartieri Muschia e migliori prodotti ittici della Baia di Celluna, del Mar di Allural e di Sigilla. Che figata, avevo sentito sì che comunque aveva viaggiato in Italia per ispirarsi alle sue città e questo è palesemente un richiamo a Venezia con le gondole. Wow, mio Dio. Ragazzi, sono emozionatissimo. What's next? Immigration? What do you mean? There's still more? Ah, cavolo. C'è
un altro posto di controllo, un altro checkpoint. Ma d'altronde siamo comunque in guerra, quindi... Savana salibiata. Ragazzi, qui ritorno un po' ad andare lento, eh. Play possibile, sono andato di corsa, però adesso voglio un attimo. What is the purpose of your visit? Godermela. Il motivo? lasciamo fare a Sid, forse è più esperto. Vabbè, uno dei due è uguale. Vabbè, dai, Ignis è il nostro compagno, lascia fare a lui. Mostriamo fiducia. Utterly hopeless. We are scholars of the culinary arts, and we've come to study the renowned cuisine of your fair nation. Grande. Is that so? I wish you an enlightening stay. Another one you owe me. Ok, ragazzi, ci siamo. Ufficio turistico. You want to check Westcombe's place out? Yeah, let's all go to Mago. Perhaps we'll even make it in time for tea. And we'd better start looking now. Perfetto, c'è l'ufficio turistico dietro di noi, quindi... Esamina. Altissia in gondola. Ad Altissia i canali sembrano fatti apposta per piacevoli gite in gondola. Grazie alle numerose fermate, gli spostamenti sull'acqua consentono di raggiungere facilmente luoghi di maggiore interesse, tra cui il Parco Listro e l'Arena Galviano, a cui si arriva percorrendo un canale sopraelevato con splendida vista. Mamma mia. Crowded too. Però non possiamo parlare, non possiamo chiedere informazioni, vabbè. Se vinciamo all'arena... Ah, qua volendo... Direi che si può prendere la gondola perché c'è il simbolo della gondola. Forse adesso non ce lo fa fare, però. You see this, Noct? What about it? Ah sì, l'ho già letto, prompto, grazie. Via Maruzza. No. Classici bar proprio italiani. Ma che figata. Ragazzi, io guardo tutto, eh. Lasciatemi stare. Un eterno simbolo d'amore che brillerà per sempre. Anelli di fidanzamento e di matrimonio anche su ordinazione. Questo cos'è? Tutto mostro in diretta. Nell'arena Galviano, gran premio di Leide. Oggi per voi lotte incandescenti. Partecipano all'incontro Bicorni, Smilodonti, Anak e molti altri. Wow, pretty cool, eh? Dovremmo partecipare? C'è anche l'arena, impazzisco. Gelati Galigione, quartiere Muschia. Gelato prelibato in ben 18 gusti a base di... Minchia, 18. A base di ingredienti naturali e frutta fresca, tutti da provare. Comincia con un cono alla mela di Oscello. Una vera bontà. They're extending the exhibit for Lady Lunafreya's wedding dress. The Vivian Westwood? But wasn't that a memorial for her passing? Well, now it's a memorial for her safe return. Let's go see it while we still can. Oh, could that be the dress we read about in the papers? Doubtless. The designer's name is the same. Wanna check it out? That depends on the groom. Might still be a sore spot. What with his wedding getting called off? Perché distesto? Who says we can't call it back on? It can still happen. Infatti. True enough. Ma certo che possiamo ancora sposarci. Io lo davo per scontato, francamente. Dai, cercate il negozio di Vivian Westwood. Dai, facciamolo. Dai, facciamola subito. Ma non corriamo, siamo appena arrivati in una nuova città. Com'è che si chiama? Incuriosito dai passanti, spronato dagli amici, Noxis decide di andare a vedere il vestito della sposa di Lunafreya esposto nel negozio di Vivian Westwood. Anche se si dice, ragazzi, che... Cercate il negozio. Ah, ma bisogna cercarlo. Scusate. Ah, ok, non ce lo segna. Madonna! Ragazzi, cambiate la mappa. Ma questa è tutta altissima? Porca vacca. Ma che figa. No, vabbè. No, vabbè, basta. Basta. Gioco dell'anno. Chiudete. Chiudete l'internet, chiudete tutto, basta. No. Dobbiamo trovare questo negozio. Vabbè, allora... disattiviamocela questa missione, poi se lo incocciamo, tanto meglio. E quindi... Altissima la città sull'acqua, ok.
Però il luogo dove dobbiamo andare è da questa parte, quindi magari all'esplorazione scederemo in un secondo momento e andiamo direttamente al mago. Tanto ci sarà modo di vedere Altissia il lungo e il largo per benino. Piazzetta Sonelia, c'è persino una zona di pesca. Boh ragazzi, è stupenda, cioè io senza parole. Non so, cioè questo video lo potrei fare anche muto perché. Anything happened while I was gone? Yeah, the car got roomier. Smart ass. Vabbè, però è vero. Era più spaziosa, sì. Ok, dai, vabbè, andiamo. Sto impazzendo, sto guardando un po' da tutte le parti. Che bello. Sì? Dimmi, pronto, oh, che altro c'è? Hey, Noct! Yeah? There's supposed to be a scenic spot nearby. All the locals recommended. Wanna check it out? Take some snaps? Dai. Ci sto. Così almeno ci facciamo anche un'idea well, della città. Comes recommended, sure. Dall'alto. Yeah. This is what a road trip's all about. Ah no, al pub. No, ha detto punto panoramico, credevo fosse una zona più tipo pub. Cioè sì, più tipo pub, più tipo Belvedere di Le Stallium. Ok, qua però come facciamo ad arrivare? That Aranea, she's a little different. Certainly doesn't fit the Imperial Army profile. Moneta rara. Sì. Ah no, c'è un ponte là sopra. Ok. Siamo sotto il ponte, quindi ci sarà un modo per salire, sì, di qua. Forse volendo possiamo prendere la gondola, però. The Vivian Westwood store should be. Ah sì, proviamo ad andarci in gondola al bar. It's farther than I thought. Vediamo un attimo se ce la possiamo fare. Seems everyone is making for the shop. Gondola! Care for a ride? Gondola! Dove possiamo andare? Dove sarà la zona? Quale sarà il pub? No. Ah, il mago è lì. Dai, andiamo allora lì. Però un attimo. Questi qua parlavano del negozio. Scusate, eh. Aveva detto Ignis che stanno tutti andando al negozio. Dove c'è l'abito da sposa di Luna Freya. Boh, no, vabbè. Niente. Ok, dai, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Care to take a cruise? Andiamo al mago. Mago. Tanto è qua vicino. Quanto siamo papponi. Comunque. Ok, siamo già arrivati. Bellissimo questo bar sul canale. Mercato sull'acqua. Fantastic. Call when you need a ride back. Tra l'altro non costa nemmeno la gondola, quindi. Missione compiuta. Ok. Welcome to Accordo, lads. Sid mentioned you'd be dropping in. Wescom Armor, as you've gathered. My word, you've grown, little prince. Ah, but of course. You were only a babe at the time. Perdonami, dai, faccio fare la foto a prompt così poi parliamo come si deve. Now it's picture time. It's picture time. If Ravis is in town, seems it's only a matter of time before that Chancellor shows up. Another unknown we don't need. Ready or not? Ok, dai, questa è venuta bene. Oh! Love the lighting. Ok. Let's grab a bite. Allora, parliamo, signor Wescom. So this is your maiden visit. Enjoying it so far?
You doubtless have many questions, so ask away. This country is a part of the Empire, isn't it? Oh, you're wary. I understand. But there's no need to jump at every shadow. Just be aware that the terms of our independence grant the Empire free rein to come and go as they please. We'll bear that in mind. Oh, okay. It's admittedly a one-sided arrangement. Most everything we do requires Niflheim's permission. And they wouldn't knowingly permit the Oracle to appear before the public. How our government spun that is quite a mystery. Ok. Dammi qualche informazione in più sull'impero. See, see lots of Nifs around here. We do, sometimes even at my place. Theirs is a familiar presence, and the citizens don't think much of it. Though the High Commander did cause a stir when he showed up the other day. Ravus. So soon after they fell the Archean and Lucis, his arrival fuels rumors that they will next come to Altisha. The Empire's not content ruling all the land. They want the heavens as well. Eh già. Anche questa cosa non è stata chiarita bene, ma comunque è chiaro che sono a caccia dei Siderei, gli esponenti dell'impero, tra cui Ravus, che è il comandante supremo, e sono venuti qui ad Altissia, in particolare per l'abissale, anche detto il Leviatano. Has anything changed with Leviathan? For now, it's business as usual at port. But word is the government will soon open the altar of the Tide Mother. In preparation for the rite. Ah. But on the other hand, they're scrambling to stockpile emergency provisions. This begs the question. If they're anticipating that the Hydrian will wreak havoc, why would they allow the rite to proceed? E tra l'altro il problema è che probabilmente ci finirà di mezzo Luna Freya, dato che lei è proprio la sciamana che dovrà invocarlo, o quantomeno richiamarlo. Vedremo cosa dovrà fare. Dici tu. You really think Luna will make an address? If every recent radio broadcast is to be trusted, absolutely. Where is Lady Luna Freya? In the city somewhere. But no one has caught so much as a glimpse of her. The media has been conspicuous in its silence on the matter, which speaks volumes of government intervention. L'avranno presa. That certainly explained the rumors of disgruntled imperial officers leaving the city. Well, if you need anything else, you know where to find me. Okay, grazie. Thanks, appreciate it. Grazie molto delle informazioni. My dear Camille, it's been a while. I heard about your distinguished guests. Ah, you've an ear for gossip. Chi sei? Gentlemen, I won't waste your time. My name is Camellia Claustra. First Secretary of the Accordo Protectorate. You should know, we have Lady Luna Freya in our care. And the Empire demands we surrender her. What? Yet I am loath to acquiesce unless we stand to profit. Hence I've come to discuss terms with the King of Lucis. If you've a mind to talk, come to my estate. Okay, okay. She can be oblique at the best of times, but I assure you, her heart is in the right place. Oh, okay. At any rate, you must be weary from your journey. Might I suggest you seek your beds for now and ponder matters anew in the morning? Yeah. Think we'll do just that. Sembra un'ottima idea. Ok, raggiungiamo l'hotel Leville. Dunque, vediamo se c'è modo di passare anche da un'altra parte, così vediamo magari altre zone della città. Benvenuti al mago, filetti di cernia di ravettrice, specialità della casa dal mare al piatto. Ok. Qua vendono cibi, alimenti. Ok, no, vabbè, richiamiamo la gondola. Splendid. Where are we off to? Allora, andiamo. Non lo so. Torniamo dove eravamo prima e riprendiamo a esplorare da lì. Comunque, ragazzi, a quanto pare l'impero vuole Luna Freya,
come avevamo ipotizzato. Mamma mia, che atmosfera anche di notte comunque. Però al momento il primo ministro di Accordo, che è poi la regione di cui Altissia, questa città, è la capitale, tiene lei in custodia sua grazia, la sciamana Luna Freya. Quindi in poche parole bisognerà un po' vedere quali sono le intenzioni del primo ministro, che a quanto pare non sembra, per nostra fortuna e per fortuna di Luna Freya, volerla cedere all'impero. Quindi a sto punto incontriamola, magari anche la volta che ci incontreremo anche Luna. Che bella, ragazzi, che luci. Fantastico. Ok. Quartiere ministeriale. Gentlemen, it has been a pleasure. Ma il piacere è nostro. Allora. Dunque, passiamo un po' di qua. Andiamo un po' anche alla parte alta della città. Questo potrebbe essere Ponte Vecchio. No, vabbè, non proprio. Però in ogni caso i riferimenti all'Italia si sprecano davvero, This way to the dress? Yep. Same street as the estate. Il vestito per di qua. On the right track. I just feel like there's no point in going into work anymore. Nella strada della residenza. Do you see that knocked? What is it? Cosa? Cosa? Cos'è un monumento? Ora del mare che con la tua benevolenza profonda come gli oceani protegge Accordo, dona pace e prosperità a questa terra. Iedolas Aldercapt, l'imperatore di Nilfheim. Ragazzi, Iedos è comunque uno dei nemici. Uno dei nostri avversari. Ah sì, oggi non so parlare davvero, sono troppo preso. No, vabbè. Sono troppo preso. So, care to take a cruise? No, no, grazie, sono venuto a sedere, tra l'altro. Probabilmente all'arena di cui parlavano. E laggiù c'è anche un palazzo. I gotta say, Aranea really impressed. Ancora con Aranea. With her outfit? Well, yeah, that too. It's just, I always had this impression that the Empire was filled with nothing but jerks. She certainly doesn't fit the mold. Really makes you wonder. You think she was okay with the raid on the Citadel? Ask her yourself. Prompto. Che personaggio. Ok. Gioiello di vetro. Mamma mia, è labirintica comunque. Ok, faccio un'armaiola. Dai, andiamocene a dormire. Resistax plus. Questo dovrebbe aumentarci la resistenza. I wonder, she really gonna leave the army? You seem quite smitten with her. Sì, infatti. Poi eri già. Quali delle due scegli? Stavo per dirlo io. RNA or Cindy? Oh, wow. Okay, let me think about this for a sec. I've no doubt both of them can wait. Grande Ignis. Ma. Ah, ok, infatti stavo dicendo, ma Gladio? Un po' che è silenzioso. Qua è tutto chiuso. Scusate, mi sto perdendo. Mi sono perso. Oh. Allora. Serietà un attimo. Dovremmo fare il giro. Ok. Beh, tra Cindy e Aranea. Dai, Cindy. Non lo so, però forse Aranea è un po' più affascinante. Ma non lo so. Sono due belle patatone entrambe. Armonica rotta. The war is won, yet they continue harvesting for soldiers. Now that you mention it, that does seem like overkill. Ok, ci siamo. Gentiana. Gentiana. Ahead lies a future uncertain,
yet sure is the astral memory wherein the king may walk. Il passato verrà concesso tornare. Chiama Umbra durante le soste per il riposo e grazie alle sue facoltà potrà rivivere il passato pur senza poterne modificare il corso. Nella visione, la squadra manterrà i progressi attuali. Tornando al presente, eventuali ciocco noleggiati non saranno più disponibili. Il luogo visitato verrà aggiunto come ultima sosta. What the fuck? Che significa? Ah, ho capito. Avevo sentito parlare di questa cosa. Che. Parliamone un attimo, 2 secondi, ragazzi, perché questo è importante. Cioè, in realtà è importante per me, poi. A voi verranno... cioè ci devo un attimo pensare anch'io come impostare questa serie allora. Nel senso che probabilmente d'ora in poi il gioco diventa più lineare. Ok? Quindi è anche probabile che non potremo più ritornare all'open world di prima. Quello che abbiamo giocato finora della regione di Lucis. Quindi praticamente ci viene offerto con questo escamotage, con questo ex machina... Deus Ex Machina, ci viene offerta la possibilità di utilizzare il cane per tornare a vivere il nostro passato, quindi per tornare, in buona sostanza quello che stanno dicendo è l'unico modo per recuperare le missioni lasciate in sospeso nell'open world di Lucis, ok? È chiaro? Quindi io direi che siamo giunti a un momento molto importante, nel senso, a sto punto le missioni secondarie io non le posso più fare, perché spezzerebbe troppo. Cioè, se io adesso vado avanti con la trama qua di Luna Frey e del Leviatano, e poi magari faccio un video di una missione secondaria nell'open world, secondo me si crea confusione, si incasina proprio la serie, walkthrough. Cioè, non saprei nemmeno come farlo. Quindi, facciamo così. Si procede lineari spediti verso la fine del gioco, ok? Facciamo le missioni ad Altissia, quello che ci aspetterà dopo, non lo so. Però andiamo dritti verso il finale del gioco. Io nel frattempo magari, sfruttando questa cosa che si può, grazie a Dio, tornare all'open world e recuperare le cose lasciate in sospeso, mi faccio qualche missione secondaria. Se ne trovo qualcuna particolarmente succosa, chiaramente la registro, però ve le caricherò comunque alla fine della serie, della trama principale. Tendenzialmente, se questo cane potrà essere usato fino alla fine, io comunque mi ridurrò all'ultimo per recuperare le cose. Ormai vado anch'io dritto spedito insieme a voi. Però, insomma, se mi vedete di qualche livello più in alto durante questo walkthrough, durante la serie normale, chiamiamola così, è perché probabilmente ho sfruttato il cane per tornare nell'open world e fare qualche missione secondaria, ok? Quindi non stupitevi se magari ci lasciamo in un video che dopo un boss sono a livello 38 e poi dopo 3 video sono a livello 41 perché sono tornato nell'open world. Vabbè, come on, ci siamo capiti. Let's go see the dress. Oh, let me look up the nearest stop. It's not far. We non è lontano? Sounds like we're close. Well, guess we need to go talk to Camellia. Yeah. Like we have any other option. There's no telling how events will unfold. Vabbè. Let us prepare before making our way. Yeah, she can sit tight a while. Greetings. Okay. Riposiamo. 500 ghila, ammazza, vi fate pagare. Io tra l'altro sono poverissimo. Chiamo Umbra. Va bene, ok. I'm all sticky and gross. Woohoo! Bath time! Ok, ho capito. Capito sta cosa del cane. Peccato che però non si possa tornare all'open world in modi più convenzionali. Però d'altronde è anche sensato se ci pensate, ragazzi. Comunque la storia sta procedendo in maniera dritta e lineare verso, non la sua conclusione, però verso il suo sviluppo. Quindi sarebbe anche irrealistico tornare a un open world. Cioè leverebbe quel senso di urgenza, un po' come... era successo con Metal Gear Solid 5, hey, che cavolo, c'era un'arma che stava distruggendo il mondo e tu però magari andavi a farti le scampagnate. E ora hanno inventato questo sistema per tornare nel passato. Bellissime foto intanto. Well taken. Oh, non ho letto. Ha esaurito lo spazio a disposizione per salvare le foto. Ah, va a cagare. Dai, vabbè, allora ne elimino qualcuna. Delle prime no. Oh, che palle.
Non ci sono affezionato a tutte. Vabbè. No, la prima foto di Monica la volevo tenere. Eliminiamo le foto di combattimento. Vabbè, dai, basta. Poi lo farò per conto mio, semmai. Not bad. Well taken. Ok, dai. Ok ragazzi, dobbiamo andare alla residenza ministeriale. Io comunque direi che anche per questo video può essere tutto. Alla fine ci siamo fatti un attimo un'idea di Altissi. Abbiamo finalmente raggiunto questo luogo. Magari non saremo avanzati troppo con la trama. Però magari. Cosa c'è? Scopre Altissi in gondola. Un'esperienza indimenticabile come solo la città nell'acqua. Magari già prima di chiudere il video così brutalmente ci facciamo qualche altro giretto. Vediamo se riusciamo a trovare questo benedetto vestito. Dunque, così torniamo in su. A parte che anche di qua si può andare alla residenza ministeriale. Ecco, guardate il palazzo là in fondo, si vede bene adesso. Toto mostro. Ok. Ah, che c'è? Oh, there's supposed to be a real good photo spot around here. Va bene, dai, facciamo qualche foto. Let's check it out. Yeah, let's go. Architettura altissiana. Vedete il posto per la foto. Ok. Ragazzi, che bella però. You know, we did struggle a bit without you. Oh yeah. Couldn't get the fire going. You could have just cast a spell. Kind of overkill, don't you think? Hopeless. Next time I'll show you hacks how it's done. Ok. Il vestito. Troppo labirintica, questo sì. Cioè, tipo per esempio questa terrazza cosa serve? Non c'è assolutamente niente. Boh. Proviamo a passare di giù. Ok, un sacco di bar. Veramente tantissime, no? Tu chi sei? Oh! Greetings! You're not from here? Alessio's my name, coin collecting's my game. Oracle Ascension coin specifically, have you any? If you're willing to part with some, I'll gladly trade you a token of equal value. Ah, è vero, perché non erano le medaglie, forse, che dovevamo dare a Dave, erano le piastrine. I'll make you an offer you can't refuse. Vabbè, so, ma certo. Do we have a deal? I'll make you an offer you. So, do we have a deal? I'll make you an offer you can't refuse. Aumentando la resistenza. Do we have a deal? I'll make you an offer. So, I'll make you. So, do. I'll make. So, I'll make. So, do we have a deal? I'll make you an. So, do we have a deal? Anche fiocco. Okay. Bring some more coins and I'll have something special in store for you. Ok, spero che non fossero davvero le stesse che dovevamo dare a Dave, perché nel caso abbiamo venduto la nostra anima al diavolo. Ma non credo. Oh, ancora pronto, però. Ti sei incantato il disco? No. My interest is purely hypothetical. Ok. Quella che piazza è? Ragazzi, faccio vedere un po' la città. Se volete, se
non avete voglia, ci possiamo anche salutare tranquillamente qui. Io faccio un giretto per i più curiosi. Let's take the gondola back. Sounds like we've gone off track. Ok. Splendid. Where are we off to? Per forza qua. Facciamo un'ultima vista della città così. Scattiamo una foto e ci salutiamo. Bellissima comunque, eh? L'ho detto 80 volte in questo video, penso che sia la parola che ho ripetuto di più. Sto diventando monotematico, però boh, sicuramente per quel che riguarda i giochi di ruolo una delle città fatte meglio, assolutamente, assolutamente. L'impatto è pazzesco. Vabbè, bisognerà vedere anche com'è lo spostarci si dentro, però per ora assolutamente fighissimo. Poi con queste cascate. Ok, abbiamo anche raggiunto il posto per la foto. Fantastic. Call when you need a ride back. Certo, caro. Scattiamo la foto. Good call. Now it's picture time. Let me get this shot. Ok, ragazzi. E con questa spensierata fotografia di Noctis e dei suoi amici, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, dove ci troveremo già davanti alla zona residenziale del ministero dove dobbiamo andare. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e spero di non avervi annoiato troppo con i miei commenti monotematici su quanto è bella Altissia. Ma ragazzi, quanto è bella Altissia. Quindi ci vediamo al prossimo video. Grazie come sempre, Dereshi. No, finito lo spazio. LOL.